Buonasera, ragazzi, a video della me. Buonasera, come tutte le sere in live, guardiamo e ascoltiamo le uscite che non ci siamo riusciti col tempo a fare in questa settimana, ma ve le portiamo sia su in live che su YouTube. Stasera andremo a ascoltare AB6. La chat mi sta già dicendo che l'ho già sentito in qualche feed con Rondo. Io non mi ricordo assolutamente niente, però trovo sia... Siccome non voglio entrare in argomenti in cui io non posso permettermi di parlare per via del fatto che sono un uomo bianco etero e soprattutto povero, quindi non ne posso dire niente perché se avessi avuto i soldi avrei potuto difendermi in un tribunale o in una sede precisa, quindi direi cominciamo subito a guardare questa cosa così mi levo dal cazzo immediatamente. Nessuna bandiera, nessuna nazione, non sarà un simbolo a farmi da padrone, ricordatevelo sempre. Dai, guardiamoci questa roba. Not good, no, non è not good, è AB6. Sono curioso. Tu bro mi senti? Yes. Ti sento. Bella. Quanti anni c'hai te? Ma fatti i cazzi tuoi! Un amico che è venuto a trovarci da Milano, precisamente Baro. Lo so che Kuma non sembra che possa dire la parola con la N, ma ti assicuro, Twitch, signor Bezos, guardami in faccia. Già io e te abbiamo cazzi e tu sai bene di cosa sto parlando. Ma lo vedi che ovviamente può dirlo lui. Rona, zona 6, è con noi AB6. No. Uno da qualsiasi ascolto di Abby, quindi veramente devi stupirmi e anche possibilmente io, Kuma, farmi innamorare a papà. Ho per caso sentito Tempo Beats. Sembrava Craxi quando stava... Non so se mai avete visto l'intervista di Craxi. E parlo spesso, le guardiamo perché comunque noi abbiamo un mito ed è appunto Craxi che sta dietro questa terrazza, no, a Tel Aviv, con ste putta, non si può dire, queste sex work, no, non si può dire, queste signorine che lo accarezzano mentre si mangia sta pasta con dietro il motoscafo che passa, la fregnona con le tette al vento che se la scarrella su questo moto ad acqua, e lui che dice con tutta panzata così, con sta ma manca un po' l'otale, però ma manca un po' l'otale a me. La scena italiana è una troia bianca. Khaled mi ha chiamato e mi ha detto vieni a scoparla. Non sono sottovalutato, ma snobbato. Non vogliono un negro ricco, allora avranno un negro armato. Rappresento la mia gente, la mia pelle scura, perché senza i documenti finisce in questura. Per lo Stato sono italiano dai miei 18. C'è chi pensa solo in italiano e non al passaporto. Minchia. Sono cresciuto con Nix, sono cresciuto con Game. Non mi rivedevo in Fibre, non mi rivedevo in Jake. Questa merda in Ita non è cultura ma è moda. All'esame di terza media ho portato l'hip hop a scuola. E questi sono fatti, negro. Non ho mai pensato a scrivere i miei cazzi, negro. Io pensavo solo a spostare. Aspetta, raga, ma ha detto veramente non credevo in Fibra, non mi rivedevo in Fibra, non mi rivedevo in Jake. Oh, sei pazzo a fare il rap in Italia e dire che non ti rivedi in Fibra? Guarda che poi ti dicono che non vai bene, eh? No, non ha ucciso anni di storia del rap italiano. Ha preso una posizione seria su un genere musicale che idolatrate senza sapere che cosa c'era prima, ragazzi. Solo perché mi hanno detto che dovete idolatrare determinate persone. Non ho mai pensato a scrivere i miei cazzi, negro. Io pensavo solo a spostare i miei pacchi, negro. Ma sti palazzi, negro, c'entri non scappi, negro. La spinta che non ho è la spinta di cui ho bisogno. Accorgeranno un giorno e vuoto il portafoglio come il frigorifero. Fanculo un part time in strada, i broschi si arricchiscono. Lo faccio per la zona perché so che lo capiscono. Sì, loro so che lo capiscono. A volte penso solo che son destinato al chilo, bro. Non leccherò mai un culo per entrare dentro al giro, bro. Bravo! Mi rispettano perché non me la tiro, bro. Io sono me stesso, sono solo quel che scrivo, bro. In quanti possono dire lo stesso? La metà della metà, io sono più che certo. Comunque è più rap di metà dei suoi amici di 16 anni, eh? Ho visto dosi anche tagliarla, ho visto come usare un'arma. Metti i guanti e trova il posto giusto dove sotterrarla. Il mio bro è la mia spalla, destra. Se faceva due gambe era una gamba, a testa. Ho rubato una giacca e poi non ho più avuto freddo. Mi piaceva il new era, io ho rubato anche il cappello. Quelle cose che ho fatto non mi hanno fatto stare meglio. Un giorno mi hanno fatto le scarpe, tra le due sai quale scelgo. Ah, 25 anni, non 16. Ma sembra un bambino. Ma scusate, non hanno detto nulla? Davvero? Con sto testo qua, non hanno detto nulla? Nelle tasche ho hashish, nero come me. Dentro l'auto siamo in tre. Spero nessuno ci fermi.
il cielo è spento come... Ha un timbro da bimbo, raga, ma da bimbo, ma ci sta benissimo sul pezzo, perché c'è mezzo Paperino, no? Quindi su ste produzioni senza bassi troppo violenti ci sta benissimo. La per i miei clienti, fuori fa freddo ma io ho il sangue freddo, pronto ad usare la lama se per mio fratello. Tu senza i tuoi amici quanto vali? Direi zero, non hai mai rischiato in queste vie per davvero. Oh, tecnicamente non è forte però, c'ha delle mancanze cosa che ho lasciato dentro. Sono stato alle però è morbido tempo, raga, chi se ne fotte? Quella roba troie fanno sesso. Il dolore passa, è temporaneo, ma il treno per la felicità non è il mio binario. Sto sempre in orario, per il grano è chiaro bro, parlami di cifro pure con me nessun dialogo. Questa vita non è tua e la mia, non racconto fiction, ogni barra è una fotografia, se non c'è la polizia. Ma avete notato ragazzi una cosa importante che tanta gente non fa? Non ha il testo in mano, non lo vedo neanche sullo spartito, chissà. Che è girato verso la telecamera per chiudere la barra, una cosa molto bella, cosa che molta poca gente lo fa. Se non c'è la polizia, faccio soldi per magia, non ho mai mentito al mic, sopra il beat, no bugia. Giocavamo a guardie e ladri, i ruoli non sono cambiati. C'è che è diventato infame, poco, c'è chi non vuol fare sgami. Ti racconto il mio quartiere, tu racconti le cazzate, ti stiamo fare i vecchi al buio dietro le risaie. L'ultimo che ha fatto un buco, giuro l'abbiamo sequestrato. Ho paura solo di Dio perché ha visto ogni mio peccato. Penso al tempo che ho sprecato, questa vita mi ha dannato. Non c'è pace quando campi con il prossimo reato. Yeah, ok, no pentimento. Cazzo, ma aspettavo arrivasse il melodico. Mi ricordo 5 anni. Bello che non c'è autotune. Arrivo in barone, cresco col peggio del peggio. Stacca via il taccheggio, entro in casa quello. Tutto era permesso per alzare uno stipendio. Beh, ora eccomi, guardami. Cosa ho guadagnato da sta merda sotto i portici. Solo dei problemi e non so più come risolverli. Resto solo coi miei demoni. Quindi questa notte molla. Ah, del appoggia molto morbido le sporche. Mi piace. Yeah. Bastavano le briciole forse. Secondo me ragazzi è stra timido. Stra timido, poi c'è un silenzio qua che non è innaturale, ti senti stranito, capito? Questa qua era un po' di cuore. Non c'è la botta che dà di solito. Quel pelo. Vedi, sembra che non abbia più voglia. Sì, anche a me ricorda gli TJ. Skinny negro, ma le palle sono grosse. Sono in para con un chilo in fama costa. Spero solo la pattuglia non si accosti. Gli Air Force sono pulite ma i miei soldi sono sporchi. Non siamo della stessa pasta. Tasco soldi e droga e quindi il pantalone casca. Uovuli di gioco pure quando non è Pasqua. Mio fratellino vive per sfamare la sua piazza. Yeah. Ogni negro qui è colpevole. Gira bene il cielo fan se sei stufo di briciole. Camminavo sulle tegole. Chi è che lo chiama Lil TG? Nella mia vita non c'era nulla di stabile. Lo chiama... abbracciato i rischi. Capo Plaza lo chiama Lil TG. Ho fatto di tutto, più di una volta. Fatto segnaletica in caserma, primo piano. Quando mi han preso le impronte mi son detto, son fregato. La vita te la fa pagar cara. Come paghi il sasso all'angolo di quella strada. Sale e zucchero son simili, ma no non sono. Io mi azzardo produzione un po' buttata, Occhio a chi dice le cose, sembra mica anche un infame. Se mio fratello ha bisogno non posso stare a guardare, no. Zona 6, Milano Sud, paro nel blocco, vengo da lì. Sul mio display clienti che chiedono il bis. Perché d'accordo. Ho qualità come sopra questo beat. Zero amici. Adesso parlo ti chiamo, apri busta, paga con la busta. Quella roba che ti mando di se solito. La polizia ci bussa, la butto nel cesso come in acqua pasta asciutta. Io una volta ho visto un tizio che buttava, che scolava la pasta asciutta nel cesso e poi voleva anche che ce la mangiassimo, vero Barlo? Te lo ricordi il centro sociale? Muovo in silenzio le mie mosse, non le dico, vedo che ti atteggi bene, ma in caserma punti il dito. Sei ci solo sul sito. L'ultima è proprio male. Di essere tanto con sta roba al giro non potrà mai smettere. E poi l'intervista, finito già, cazzo? È già finito? Peccato che sia già finito, avrei ascoltato ancora per ore. Un attimo che mi collego con Barlo che è sul treno che mi sa che l'ha visto. No, non ti chiami via voce. Pezzo di merda, io ci metto tutto il giorno per fare le cose belle, per farti intervenire e te mi dici chiama mia voce, io ti do gli schiaffi, basta. Barlo devi cliccare su, io lo uccido e chiudo e me ne vado e piscio e dormo, te lo dico. Ragazzi di YouTube, se state vedendo questo spezzone di roba, io cercherò di tagliarlo il più possibile perché questo è un mezzo rincoglio. Ti chiamo perché sei un rincoglio. Io capisco tutto quanto. Non va un cazzo il treno. Non è che non va un cazzo, è che sei te che non sai cliccare. Ma no, allora, ascolta, anzi sì, sono un... Sei stato censurato dalla Zucker? Impressionante.
interessante, interessante che questo qua da quando ha detto non mi riconoscevo in un bianco che fa rap e che basta, nessuno l'ha piuttosto, nessuno gli ha fatto un bravo. Vero? Che male. Hai visto che l'ultimo era preso malissimo perché nessuno l'ha mai propsato in quel pezzo? No, ma poi cosa vuol dire che Puma viene a dire hai copiato Marrakech un po'? Dov'è che l'ha detto? Quando dice chiedi la polvere, quando dice chiedi la polvere, giusto? Ma che cazzo vuol dire? Hai avuto cani e porci, devi fare. Perché io te lo dico, Puma è più bianco di me, di chi le mette assieme? Io qua te lo dico. Queste sono dichiarazioni forti che stai facendo. Queste sono dichiarazioni forti da un uomo molto ubriaco. Ma ti dico una roba, il ragazzo se non dice cazzate è figo. Il problema è il tipo che è un po' troppo sciva, non è ingrassato. Però ci sta perché tanti afroamericani che rappano hanno quella voce molto alta, nasale. Infatti in chat stavamo proprio dicendogli il TG perché lui ha proprio questo tipo di timbro. È come per dirti il buon. Come si chiama il ragazzo di Napoli che c'ho dietro il cellulare? Young Snap. È come Young Snap, sì, no? Al di là di Lil che è recente, sì. Ma è sempre stata piena la storia dei rapper, dei cantanti R&B, eccetera, che hanno la voce nasale molto alta. Sì, d'accordissimo. È proprio una tipologia di voce nera, ok? Sono d'accordo, mi piace tantissimo. Peccato per l'ultimo pezzo che mi è proprio sceso perché diceva un botto di merda. L'hanno messo lì al patibolo, sembra che l'hanno messo lì apposta, nessuno ha voglia di fare le cose. Cioè, ha detto delle cose fighissime. Sì. E Puma si è rotolato per terra per molto meno, capito? È vero, perché io nel primo pezzo che ha fatto ci sono rimasto proprio stranito, perché tecnicamente effettivamente non è così forte. Però l'ha fatto sentire bianco e quindi c'è rimasto. Ovvio che se tu dici non mi riconosco in Steven in Jake La Furia, ma che cazzo vuoi? Secondo me già una barra così. Guarda che secondo me già una barra così da un ragazzo di seconda generazione è una presa di posizione pesantissima. Che non ha detto che sono scarso, no, esatto. Ho detto io loro non mi conoscevo, i loro problemi non erano miei. Dicono che l'intervista continua facendo delle domande che come per fargli pensare che non ha spaccato. L'intervista totale ve la guardate voi, ragazzi, noi ascoltiamo solo la musica. Perché il ragazzo se non è un cazzaro e se non è un Nestle che ci ha tenuto fino in fondo, quindi ossia che Nasci che recita la parte del povero Cedro, tutti mi discriminano perché sono Cedro. No, beh, però hai sentito anche l'altra sera, avevamo in ospiti qua i ragazzi degli Slinks e ancora adesso loro dicono che hanno problemi anche sugli autobus, quindi recitare la parte del povero ragazzo discriminato. Parla anche della scena rap, certo. Anche della scena rap. Beh, quindi, ma è la stessa cosa che abbiamo parlato l'altra sera, ti ricordi? Nella scena rap italiana non vengono calcolati, gli unici che c'erano erano... Il rischio è diventare un Michele, capito? Sì, la paura può essere di diventare un Michele che si nasconde e nasconde dietro al suo nero, quindi anche il fatto di usare così tanto la N-word, che io dico N-word ma voi che state scendendo, sì, bene, quella è una scelta stilistica, però quando dice qua tutti i centri sono colpevoli, cinta, è una figata. No, ma infatti a me, ragazzi, è piaciuto, ripeto, anche a me cazzaro, tipo, se non è un cazzaro tipo Michele, che era già ricchissimo e diceva io case popolari di qua e di là di più, può essere interessante. Non lo conosciamo, io sì. Vorrei intervistarlo piuttosto. Beh, provo vera e non farmi un terzo grado. Allora, ragazzi, siete in 206, se ci aiutate scrivete ad AB6 in privato su WhatsApp dicendogli che abbiamo detto noi che vorremmo averlo ospite qua in live per parlare realmente della sua situazione. Della sua situazione, volete aiutare, fatelo, così intercedete per noi e poi io domani gli scriverò per chiedere direttamente se vuole venire con noi. Vado, chiamo Barlo così lo salutiamo e vi saluto anche a voi e ci sentiamo domani. Lo so, vabbè, niente, era solo per salutarti. Ciao.